un tempo di conversione per unirsi sempre più a Gesù Cristo, condividendo il mistero della sua passione e risurrezione. Mercoledì pomeriggio Papa Francesco ha inaugurato il tempo della Quaresima. Nella chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino, dopo un momento di preghiera, si è avviata la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina, seguita dalla celebrazione dell'Eucaristia con il rito di benedizione e di imposizione delle ceneri. Ritornare al Signore con tutto il cuore significa intraprendere il cammino di una conversione non superficiale e transitoria, bensì un itinerario spirituale che riguarda il luogo più intimo della nostra persona. Il cuore, infatti, è la sede dei nostri sentimenti, il centro in cui maturano le nostre scelte, i nostri atteggiamenti. I 40 giorni che precedono la Pasqua sono dunque un'occasione propizia per accogliere il perdono del Signore, per tornare a Lui con un cuore nuovo, purificato dal male, purificato dalle lacrime, per prendere parte alla sua gioia. Un cammino intimo che dovrebbe essere costellato dalle tre leggi di pietà previste dalla legge mosaica, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, compiute nel silenzio e senza alcuna ipocrita ostentazione. Sapete, fratelli, che gli ipocriti non sanno piangere, hanno dimenticato come si piange, non chiedono il dono delle lacrime. Le mille distrazioni della vita troppo spesso ci portano ad allontanarci dalla vera inclinazione del nostro cuore, di cui l'invito del Pontefice in questa Quaresima 2015 a fermarsi un po', a riconciliarsi con Dio, seguendo un esempio tangibile, quello di Gesù, che pur senza peccato è morto e risorto per noi sulla croce, riscattandoci e giustificandoci davanti a Dio. Siamo creature limitate, peccatori sempre bisognosi di penitenza e di conversione. Quanto è importante ascoltare ed accogliere tale richiamo in questo nostro tempo. L'invito alla conversione è allora una spinta a tornare, come fece il figlio della parabola, tra le braccia di Dio Padre, tenero e misericordioso, a piangere in quell'abbraccio, a fidarsi di Lui e a fidarsi a Lui.